cioè, sì. No, ma volevo stare in piedi per rispetto della Coppa. Ah, non per noi. No, della... ah, vabbè. Io dai tifosi tennista non l'avevo mai vista, quindi ho 36 anni, spero di non aspettarne altrettanti per aspettare e per vedere un giocatore dell'Inter alzare la Coppa. Dico innanzitutto ringrazio Unicredit per aver scelto Milano. Milano quest'anno è come tappa inaugurale, come tappa d'inizio di questo Trophy Tour, perché Milano, vorrei ricordare, oggi è capitale europea dello sport ed è abituata ad ospitare manifestazioni internazionali come questa. E l'obiettivo che si è posta Milano, anche in vista di Expo, è quella di concentrare l'attenzione su tutte quelle manifestazioni che riguardano lo sport importanti, sia in occasione del semestre di Expo, quindi nel 2015, ma anche un road to, cioè un percorso che ci porti nei mesi precedenti ad ospitare insieme alle federazioni, agli enti, al CONI, manifestazioni di rilievo. Infatti Milano si è candidato ufficialmente, si candiderà ufficialmente nei prossimi giorni per ospitare finalmente una finale di Champions League. Una finale di Champions League che dovrà porre delle condizioni e ci condiziona a prendere delle scelte importanti, quale il tema dello stadio. Il tema dello stadio e degli stadi italiani. Noi oggi, è di qualche giorno fa la notizia che l'Italia si è candidata ad ospitare i campionati europei del 2016. Di fatto, così come stanno le cose, l'Italia non si potrebbe candidare. Quindi io pongo, e ho fatto anche attraverso un'intervista oggi sul Corriere, un problema al nostro governo, ai nostri legislatori, ai nostri parlamentari per modificare la legge. Noi dobbiamo avere degli stadi aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, stile inglese, modello spagnolo, perché come concezione lo stadio di San Siro, come molti altri stadi italiani, abbiamo come riferimento gli stadi spagnoli. Quindi questo è l'obiettivo che ci vogliamo porre, considerando che secondo me Unicredit potrebbe anche evitare di fare questo tour, perché a maggio la Coppa torna a Milano e quindi potrebbe lasciarla qua. Grazie. Va bene.